Siamo arrivati a Mattarella, ma è stato complicato anche nel centrodestra, c'è stata una frattura profonda, resta, e poi si è arrivati. Che cosa accadrà dopo, anche per quanto riguarda il governo? Lei è un membro del governo. Ma, insomma, intanto godiamoci l'adesso, che non era per nulla scontato, visto come si era messa la partita. Avere ritrovato nel nome di Sergio Mattarella questa unità è qualcosa che a Forza Italia fa molto piacere, avendola messa sul tavolo al termine di una serie di tentativi. Cosa succederà al governo? Nella nostra prospettiva nulla. Abbiamo fortemente voluto separare la questione del Quirinale dal governo proprio per preservare il governo in un momento di crisi e di emergenza dai marosi della politica, dalle turbinie della politica. E quindi il governo deve continuare quello che sta già facendo egregiamente a giudizio di chi lo guarda dall'esterno, lo deve fare nel modo migliore, lo deve fare entro l'anno che ci separa dalla fine della legislatura per mettere ancora più in sicurezza il Paese sulle emergenze sanitarie, economiche e sociali. Il ministro Giorgetti, insieme a Salvini, ha chiesto anche un incontro già col presidente Draghi, nel senso che il governo deve cambiare passo, non si può sempre mediare, bisogna che la strada sia chiara ed evidente a tutti. Ma guardi, la Costituzione assegna al Presidente del Consiglio l'onere di dirigere la politica generale del governo. Di incontri con il Presidente Draghi ne facciamo tutti, le fa ovviamente anche Forza Italia. Bisogna partire però da un presupposto. È una comunione politica temporanea nel nome della quale non possono essere piazzate delle bandierine. Ci sono dei compiti che dobbiamo fare, non è il momento di fare le riforme che ci piacerebbe fare, dobbiamo soltanto continuare a mettere il Paese nei binari della sicurezza. È siciliano lei, quindi? E quindi io sono felice perché, come dire, ancora una volta un siciliano è alla Presidenza della Repubblica per la seconda volta e quindi chi è più felice di me? Grazie.